un Taranto tenace e organizzato, in grado di superare anche le difficoltà che la partita ha proposto. Nardò finisce 0-0, ma il Taranto è costretto a giocare quasi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Marseglia per doppio giallo. Ma andiamo con ordine, trasferta vietata ai tifosi del Taranto, ci sono circa 3.000 presenze per il big match della decima di ritorno. Il Taranto gioca con la maglia rossoblu e con la formazione largamente annunciata alla vigilia, e cioè 3-4-3 con De Giorgi, Bojo e Pambianchi davanti al portiere De Lucia, poi Marseglia e Nosa sugli esterni larghi a centrocampo, mentre Ciarcià e Marsili sono i due playmaker lì davanti, Genchi con Sicleri e Gaetano, insomma la formazione tipo. Il Taranto potrebbe subito passare in vantaggio dopo 3 minuti con una buona opportunità che capita a Marseglia, il quale scambia con Gaetano dal limite dell'area di rigore avversaria, ma anziché servire Sicleri tutto solo sulla destra calcia debolmente al lato. Al 16esimo bel tiro di Ciarcià da fuori area, la conclusione del numero 4 del Taranto termina tra le braccia di Chironi. Al momento del tiro il centrocampista siciliano si scontra con Lanzolla e resta a terra dolorante, soccorso dallo staff sanitario ionico. 3 minuti più tardi ancora Taranto pericoloso con Ciarcià che vede e pesca Sicleri in profondità, ma il diagonale dell'attaccante rossoblu viene respinto da un buon riflesso dell'estremo difensore neretino. Passano 2 minuti, nuovamente vicina al gol la squadra di Cazzarò con un'ottima azione corale sull'asse Genchi, Sicleri, Gaetano, quest'ultimo però conclude frettolosamente da buona posizione, il tiro sporco viene parato a terra dal giovane portiere Chironi. 3 minuti più tardi l'occasione più ghiotta però è del Nardò che fa tremare la difesa rossoblu dopo un errato disimpegno difensivo di Marseglia che valuta male la posizione di Palmisano, quest'ultimo se ne va sul fondo e pesca Presicce che da due passi impegna severamente De Lucia calciando però male. Il primo tempo si chiude con il risultato di 0-0. Nella ripresa Nardò si presenta con Malcore in campo al posto dell'infortunato Palmisano ed è proprio Malcore a procurarsi il calcio di rigore. Al 7° minuto Prinari riesce a servire di testa il numero 20 del Nardò che si scontra con De Lucia, il quale lo atterra secondo il direttore di gara, il signor Vigile di Cosenza. È rigore, poi nel dopogara i rossoblu diranno che non c'era la massima punizione, ma ovviamente è una questione di interpretazioni. Sul dischetto si porta l'ex vice domini che spara alto. Al 15esimo il Taranto deve sopportare un'altra tegola, si fa male il portiere De Lucia e allora, visto che noi juniores, Cazzarò che non ha in panchina il portiere juniores Pizzaleo perché è infortunato, ma Giordano che over, è costretto a effettuare 2 cambi, esce Sicleri sacrificato per la circostanza, entra Yeboah e tra i pali va Giordano, la sua seconda presenza stagionale. Al 16esimo ancora piove sul bagnato per il Taranto perché viene espulso Marseglia, già ammonito nel finale della prima frazione, si becca il secondo giallo per un fallo da dietro su un avversario, esattamente Prinari, il direttore di gara, lo manda anzitempo sotto la doccia. Allora Cazzarò sistema e organizza benissimo il suo Taranto in inferiorità numerica, 4-3-2, la difesa si va a comporre con 4 uomini, si abbassa a sinistra De Giorgi, a destra Nuosa, mentre Pambianchi e Ibojo fanno i centrali difensivi, lì davanti soltanto Genchi e Yeboah, Gaetano, Ciarcià e Marsili sono i 3 di centrocampo. Al 31esimo, seconda sostituzione nel Nardò, esce Presicce, entra Montinaro. 7 minuti più tardi, al 38esimo, Nardò pericoloso con un raso terra dalla distanza di Montinaro che lambisce il palo alla destra di Giordano. 1 minuto più tardi, al 39esimo, ultima sostituzione per il Nardò. Ragno getta nella mischia anche Facecchia, un attaccante, e toglie un centrocampista, Vicedomini. 41esimo, ultimo cambio. Anche nel Taranto Cazzarò immette forze fresche. Un avvicendamento tra juniores, entra Guardiglio, esce Gaetano. Non cambia l'assetto tattico che resta il 4-3-2. Il risultato non cambia, nonostante i 4 minuti di recupero. Nardò e Taranto 0-0.